Bologna in festa, Pescara nei guai. La squadra di Maifredi conquista, badando al sodo, l'ottava vittoria in campionato e guarda al futuro con ragionevole ottimismo. Tredicesimo, punizione di Tita da 30 metri, Cusin blocca con sicurezza. Al quarto d'ora si infortuna Pagano, Galeone chiama al lavoro Caffarelli. Primo tempo poco spettacolare, il Pescara non ha in campo un solo attaccante di ruolo, il Bologna fatica a riordinare le idee, si presenta raramente nei pressi dell'area avversaria, al 24esimo ci prova Bonini, al 26esimo un'occasione per gli ospiti, l'invito è di Miano, lo vediamo al lavoro, Bonetti non raggiunge il pallone, Caffarelli di piatto riesce a mancare la porta rossoblu. Bologna ben più convincente nella ripresa, al 12esimo il gol partita, fucilata di Stringara, Gatta non trattiene, rompe di prepotenza Alessio. Tutto molto bello se non fosse per questa scaramuccia tra Marchegiani e Alessio, inspiegabile fallo di reazione dell'attaccante rossoblu. L'arbitro Lanese di Messina non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Galeone inserisce una punta, Zanone al posto di Miano. Per il Bologna un quarto d'ora poco tranquillo. Al 27esimo sibila a lato una punizione di Junior. Il finale però è ancora colorato di rossoblu. Delizioso invito di Poli per Luppi. Gatta deve esibirsi in un placcaggio rugbistico e si merita l'ammonizione. In chiusura un bel contropiede del Bologna. Ancora in cattedra Fabio Poli, che sa come accarezzare il pallone, si libera di Junior e lancia Alessio. Bel controllo, un gran sinistro distinto, Gatta riesce ad evitare il raddoppio. Diciamo che si poteva anche annegare, invece ci siamo salvati almeno parzialmente, perché per essere completi